Allora, buongiorno, mi chiamo Alessandro Pinzauti, sono docente di direzione d'orchestra al Conservatorio Perugini di Firenze, ormai da svariati decenni, questo credo sia il mio 38esimo, 39esimo anno di insegnamento. Sono molto contento di insegnare in conservatorio, di insegnare questa disciplina, perché mi ha dato la possibilità intanto di venire a contatto con i giovani e credo sia una delle cose più importanti e più anche, come dire, doverose nei confronti di una società civile pensare alle nuove generazioni, perché è giusto fare le stagioni sinfoniche, stagioni operistiche, eccetera, con anche nomi importanti e con musicisti ormai già affermati, però credo che si debba pensare anche a un futuro, cioè il futuro di quello che sarà, non di quello che siamo noi, perché credo che i giovani saranno poi quelli che porteranno il testimone di quello che anche hanno assimilato, imparato, visto nel loro percorso di studi, con i loro insegnanti. Io personalmente quello che sono lo devo in gran parte ai miei maestri, perché i maestri sono quelli che non solo ti insegnano la materia specifica, ma ti danno anche un'impostazione di vita, ti mettono in una strada, quelli bravi ovviamente, quelli che lo sanno fare, che poi ti servirà tutta la vita. Quindi io sono orgoglioso e ringrazio il Padre Eterno di avermi dato questa possibilità. Ho fatto anche direttore d'orchestra, ho avuto una mia professione che continuo in altre strade a fare, ma credo di essere più affezionato al mio lavoro di insegnante che non al mio lavoro di professionista come direttore d'orchestra in quanto tale, perché la direzione d'orchestra che fai te è una direzione d'orchestra che poi, come dire, serve a te, gratifica a te. L'insegnamento di questa materia, di questa disciplina, ti dà un altro tipo di gratificazione, che è vedere i giovani che piano piano entrano in un mondo abbastanza complesso, abbastanza misterioso, e che di anno in anno poi si trasformano e cominciano ad avere una dimestichezza e un senso anche di, come dire, fratellanza fra di loro e di comunità in questo modo di far musica insieme. Lei ha detto che insegna da una trentina d'anni. Sì, di più. Come ha visto cambiare? Se sono cambiati i ragazzi in Sì, questi guarda, io a 30 anni? volte ci penso, io ho visto praticamente mezzo secolo di generazioni, perché io ho cominciato avevo 27 anni, nell'85 qui, e avevo degli allievi più vecchi di me, quindi erano del 53, del 50, qualcuno, uno addirittura del 52, quindi ora è gente che ha più di 70 anni, che si sono, i miei primi diplomi di direzione d'orchestra sono stati fatti con studenti che erano più anziani di me, e ora ho ragazzi del 2002, quindi piano piano poi sono andati negli anni 60, 65, 68, 70, addirittura dentro il conservatorio io ho dei colleghi che hanno studiato con me, il professor Garosi ha preso il diploma di direzione d'orchestra con me, e ce ne sono altri che hanno studiato con me e che sono poco più giovani di me. E anche questo è un altro fatto molto bello, secondo me, cioè vedere le generazioni che cambiano, che ovviamente ti costringono anche a capire questi cambiamenti, perché quelli che erano vicini alla mia generazione, per me era più facile capirli, entrare in comunicazione con loro, ma ti ricordo se andava a cena fuori, sì, e c'era una, come dire, un modo, un linguaggio comune. Poi con il passare ovviamente degli anni, i giovani cambiano e c'è questa, è un po' una moda oggi di dire che insomma, le generazioni sono cambiate in peggio, no? Le generazioni cambiano, basta, punto. E siamo noi che rimaniamo fermi, no? In fondo al nostro tempo. Io sono nato nel 58, è chiaro che
un ragazzo che è nato nel 2002 non può avere i presupposti e anche le speranze, le prospettive che potevo avere io alla sua età. Ma questo è straordinario, perché questo intanto ti consente, almeno secondo me, di invecchiare meglio. Cioè, perché stare in mezzo giorno, io ho avuto una figlia che però già ha più di 30 anni, ha 32 anni, quindi già comincia a entrare in un altro mondo. E quelli di 20, 21, 22, 25 hanno problemi diversi e tu devi entrare nei loro problemi, devi capire i loro problemi, devi cercare di, come dire, non fermarti al tuo modo di insegnare statico, ma devi capire che l'insegnamento cambia anche con le generazioni. Ovviamente non cambia la musica, non è che Beethoven o Mozart o Brahms o Stravinsky non è che li puoi insegnare in modo diverso, ma puoi trovare una strada, devi trovare una strada per arrivare a spiegare e a far arrivare anche alle nuove generazioni determinate cose, però adoperando strumenti E diversi. qual è la strada di ora, secondo lei? Ma la strada di ora, guardi, il problema più grande di queste nuove generazioni è che sono smarriti. E adopero veramente questo termine, credo, in maniera proprio precisa. Perché smarriti? Perché non sanno dove andare, perché è un mondo attualmente, siamo tutti di corsa. È tutto accelerato e la musica è il contrario dell'accelerazione, cioè la musica ha bisogno invece delle pause, infatti la musica esiste perché c'è il silenzio, perché ci si ferma e poi si riparte, e poi ci si riferma e poi si riparte, no? Questi ragazzi sono costretti a correre, 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 devono fare tante cose, hanno tante attività, però credo che la tecnologia che è fondamentale, io non sono di quelli che dicono è colpa dei computer, è colpa dei telefoni, no, la tecnologia è utile, però va saputa adoperare, cioè se per adoperare l'iPad tu dimentichi i libri o dimentichi le partiture dove si può, sì, no, infatti dico ai ragazzi compratevi le partiture proprio con i fogli da girare con il vostro lapis, potete scrivere le cose, lo so che potete scriverle anche sull'iPad, potete cancellarle, memorizzarle, eccetera, ma cercate di avere un contatto più anche fisico con la realtà. Cioè, la direzione d'orchestra, per esempio, è proprio questo. La direzione d'orchestra ha bisogno di una consapevolezza del proprio corpo e capire che il proprio corpo, le proprie braccia, il proprio volto è lo strumento per comunicare a altri musicisti. Se uno sta troppo davanti a un computer o fai questi giochi e passa le giornate solo in contatto con la tecnologia, si inaridisce, no? Si perde questa capacità di dire guardate, è quello che dico sempre, dovete imparare a capire che il vostro corpo è uno strumento assolutamente, il più perfetto degli strumenti. Avete migliaia di modi di comunicare. A volte una persona può comunicare stando ferma, soltanto guardando una persona, no? Come gli dico, vi siete mai posti il problema che ci sono degli insegnanti che entrano in una classe e tutti si zittano e creano qualcosa. Allora, gli insegnanti entrano, cercano di ottenere il silenzio, l'attenzione e tu chi fa la battaglia navale, chi legge il giornale, chi deve. E questo vale a qualsiasi livello, lo stesso per la direzione d'orchestra. La direzione d'orchestra è proprio il riuscire, non tanto, è chiaro che bisogna conoscere la musica, il contrappunto, l'armonia, la composizione, conoscere lo strumento, però uno può avere tanti titoli e poi va davanti a 20 persone e non riesce a comunicare proprio perché non conosce la sua potenzialità espressiva. E credo che anche porsi questo problema. Io come insegnante è una cosa molto bella, molto stimolante e che mi gratifica, ecco, mi fa sentire molto meno il passaggio temporale mio, insomma, dei miei anni.
Lei esprime una grande passione nel descrivere il suo lavoro e il suo insegnamento. Quando ha deciso di scegliere questa strada? Intendo direzione d'orchestra e poi di insegnarla. Senta, io vengo da una famiglia di musicisti. Mio padre ha fatto il critico musicale, ha studiato violino anche lui, era diplomato in violino, poi si era laureato in storia della musica, insomma, ha insegnato per quasi 30 anni in questo conservatorio. Mia madre insegnava pianoforte, quindi diciamo, sono cresciuto in una famiglia che mi ha introdotto alla musica. Sì, quasi in modo naturale. All'inizio io mi occupavo, studiavo il violino, facevo diciamo un percorso normale. Poi verso i 16, 17 anni, 18 anni, cominciando ad andare al teatro comunale, vedevo le prove dei vari direttori che passavano, da Bago, Giulini, Muti, Pret, Cavazzeni, Bartoletti, tutti questi, e ho avuto la possibilità di stare in teatro, di vedere che cos'era questo mestiere. Ho cominciato anche dalla gavetta perché ovviamente poi mio padre mi ricordo mi diceva prima di dirigere stai in teatro e ebbi la possibilità di entrare come maestro collaboratore, ero già diplomato in violino e stavo studiando composizione e per 2 anni ho fatto il maestro collaboratore al Teatro Comunale, dietro le quinte. Portavo anche le parrucche, insomma, mi hanno fatto fare di tutto, ma ringrazio quel periodo perché è un periodo che mi ha fatto conoscere tanto dei personaggi straordinari, la maggior parte ormai morti, per motivi strettamente proprio cronologici, però mi ha fatto anche capire cos'è il teatro, cosa vuol dire lavorare dentro una macchina straordinaria, proprio l'odore del teatro è qualcosa di le quinte, insomma. E quindi ho cominciato ad avere questa passione per la direzione d'orchestra, per il fascino di quest'uomo, questa donna che si mette su questo metro quadro e non ha strumenti, non ha, cioè, a volte una bacchetta, qualcuno neanche senza bacchetta, e comunica con 30, 50, 100, 200 persone. E questa cosa mi ha attratto, insomma, fin da più. Ho cominciato a studiare, poi ho andato a Accademia Reggiana con Franco Ferrara, Piero Pellucci, insomma, poi le conoscenze dei vari direttori, eccetera, ho cominciato a lavorare. Poi mi ha chiamato la prima volta Luciano Berio nell'81 a fare un Pierino il Lupo a Radicondoli, dove lui aveva la casa, e da lì poi è cominciata la mia storia di direttore d'orchestra. Nell'85, anzi, Giuseppe Giglio, che era il direttore del conservatorio, mi aveva chiamato già l'anno prima a fare una supplenza e io gli dissi: guarda, ma io non sono in grado di poter insegnare direzione d'orchestra perché sono giovane io, come faccio a insegnare? No, ma lei. Vabbè. Poi mi richiamò, insomma, alla terza volta nell'85, poi anche spinto da altri amici musicisti che mi dicevano: ma no, invece vai. L'importante è l'atteggiamento, se tu vai a insegnare con l'atteggiamento di chi ha già la scienza infusa, no, ma se il tuo atteggiamento è un atteggiamento anche, diciamo, di basso profilo, e così ho fatto. E ringrazio di averlo fatto, la sorte mi ha dato un'opportunità straordinaria perché da lì poi è partita questa passione per l'insegnamento, per la musica, per lo stare a contatto con i ragazzi. E ancora continuo a farlo, spero di continuare a farlo ancora per parecchio tempo. Fra poco dovrei andare in pensione, però mi hanno detto che si può continuare a insegnare fino a 70 anni e quindi penso che se avrò salute e se non rincoglionirò, insomma, di continuare a fare questa attività fino a 70 anni. Qual è per lei il presente e il futuro della musica classica? Il presente è un presente ancora purtroppo un po' per addetti ai lavori e per generazioni non giovanissime, anche per motivi strettamente tecnici di quanto costano i concerti, perché i prezzi del Maggio Musicale Fiorentino sono prezzi che a un giovane o una giovane coppia, insomma, difficilmente si possono
permettere, perché quando un biglietto costa 80, 100, 120 euro, uno va a seguire un'opera, un concerto e deve tirare fuori 250 euro, cioè, gli stipendi sono di 1000, di 900, di 1100, di 1200, cioè, uno va a un concerto e poi non va a fare la spesa. Cioè, dovrebbero cambiare un po' di cose. Io in questo dico cose non, tanto l'ho scritto anche su Facebook, per dire hanno fatto ora al Maggio Musicale, adoperando i cordoni, la finta semplice di Mozart, e hanno adoperato un direttore ottuagenario, cantanti, un regista importante, cioè tutte, però Goldoni ha 300 posti e in platea i biglietti costavano da 70 a 120 euro. È stato un... Io ho detto chiaramente, operazioni di questo genere dovrebbero essere affidate alle scuole, dovrebbero essere affidate a un conservatorio, no? Che dice, guardate, noi abbiamo intenzione di fare la finta semplice oppure il Re Pastore di Mozart, opere piccole ovviamente, non è che devono proporti di fare Traviata, Tosca o i maestri cantori. E dare la possibilità a un'orchestra di studenti, a cantanti studenti, a direttori studenti, eccetera, di costruire qualcosa e di farlo conoscere al pubblico e di farsi conoscere al pubblico. I costi sarebbero praticamente a zero, perché ovviamente uno studente non lo paghi come pagheresti un professionista, e daresti la possibilità a giovani che studiano dentro un conservatorio. Questo è uno dei problemi, perché poi dopo che sono laureati dove vanno? Le orchestre invece di aprirle le chiudono. Maestro Muti lo dice spesso, insomma, che con quello che costa un giocatore di Serie A, ma non Ronaldo, un qualsiasi giocatore di Serie A, si costruiscono tre orchestre giovanili di formazione e si fanno lavorare tutto l'anno. È che manca questo interesse, manca l'interesse per una formazione futura delle nuove generazioni. Anche costruire un'orchestra dentro il conservatorio è un problema, perché si devono trovare gli studenti, si devono trovare, ci sono dei costi comunque. Uno dei problemi, il problema più grosso, per esempio mio, della classe di direzione d'orchestra, è che questi studenti, i miei studenti, lavorano per il 70% con due pianisti, e io ringrazio di avere Cristiano Manzoni e Loris Di Leo, che sono due pianisti straordinari, e che suonano per loro, però un conto è dirigere due pianisti e un conto è dirigere anche 20 persone. E riuscire ad avere 4-5 appuntamenti l'anno con anche una piccola orchestra o di archi e fiati, eccetera, è sempre un problema. Quindi bisognerebbe, secondo me, proprio dal punto di vista politico, culturale politico, porsi il problema che certe produzioni, un teatro come il Maggio, visto che esiste Maggio Formazione, dovrebbe anche darle e affidarle, fra virgolette, a un conservatorio. Perché guardate, noi vi diamo il Goldoni per 2 mesi, adopratelo per fare concerti, concerti di musica da camera, concerti con piccoli gruppi, un'opera, volete far sentire i vostri studenti, e fare anche magari una piccola stagione. Per gli abbonati del Maggio, che vanno poi a sentire Zubin Mehta, Daniele Gatti, grandi cantanti, grandi registi, ma che però potrebbero venire a contatto con le nuove realtà, con le nuove generazioni, e magari scoprire che c'è un ragazzo di 25 anni che canta benissimo, che suona benissimo o dirige benissimo. Nessuno nasce imparato, cioè anche Abbado, Muti o Mehta sono partiti. Hanno cominciato, hanno vinto un concorso e poi erano altri tempi, ma si sono costruiti lentamente e a 25 anni, a 27 o a 30 erano alle prime armi e poi piano piano hanno costruito. Ma se non si conoscono queste realtà e si continua a pensare che i concerti debbano essere soltanto quelli delle grandi star o di quelli che hanno già nomi blasonati, la musica si ferma, cioè la musica si interrompe, soprattutto la musica, la cosiddetta musica colta, che ha un po' la spocchia di dire noi siamo più bravi degli altri. Per me esiste la musica, poi esistono i generi della musica, quindi c'è il rock, il pop, il jazz, le
la musica, la dance music, eccetera. Non è che mescolo la passione secondo San Giovanni con i Maneskin o con Eric Clapton, però bisogna sapere che esistono anche dei grandissimi musicisti fuori dal cosiddetto genere della musica culta che hanno fatto la storia della musica. In 30 secondi in conclusione mi dice quali sono le qualità necessarie per essere un ottimo direttore d'orchestra? Per essere un ottimo direttore d'orchestra bisogna, al di là del fatto di conoscere molto bene la musica e la vita dell'orchestra, l'anima dell'orchestra, avere grandi capacità di comunicazione, riuscire a entrare nella psicologia dei musicisti, perché uno può essere un bravissimo musicista ma non avere l'empatia, la famosa empatia, che è fondamentale, e anche secondo me imparare a non pensare sempre di dover dimostrare qualcosa. Quando si comincia a fare il direttore d'orchestra, siccome abbiamo paura, andiamo davanti all'orchestra con un'aria un po' autoritaria, come dire io sono il direttore, voi dovete seguirmi. Ecco, io penso che il direttore d'orchestra che ha veramente talento è quello che ha in fondo anche una tranquillità interiore e che riesce a comunicare nel modo più diretto e più tranquillo possibile quelle che sono le sue capacità e le sue conoscenze.